Ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata di Quale Zampa. Oggi è una giornata speciale per alcuni dei nostri amici animali, perché oggi abbiamo delle adozioni. Vi faremo conoscere Simonetta e Salvatore, Monica e Fabio e la signora Mimma, che porteranno a casa i loro cuccioli. Andiamo a conoscerli. Oggi vi presentiamo Salvatore e Simonetta, sono un padre con sua figlia, sono venuti qui al Dog Village proprio per cercare il loro cucciolo del cuore. Simonetta è una ragazza appassionata di animali e quindi il suo desiderio grande era quello di trovare un cane che fosse tutto suo. Noi oggi li conosciamo e vediamo sarà il cane che porteranno a casa. Ciao, sono Simonetta. Oggi sono venuta qua a Dog Village per adottare un cane. Era un desiderio che avevo da tanto tempo, prendere un cane e per accudirlo, comunque farmi un amico che comunque potessi portarmelo per la vita. Ecco, era un grande desiderio e appunto volevo puntualizzare di adottare il cane perché io ho la passione per gli animali comunque, e poi seguendo anche dei cantanti che dicevano proprio di adottare cani, io ho voluto diciamo seguire questa onda di adottare il cane, questo consiglio, ecco, di adottare il cane e non di comprarlo, perché ci sono tantissimi cani che sono stati abbandonati e stanno qua al canile e soffrono, ecco, hanno bisogno di una famiglia, e io ho voluto dare un'opportunità al cane. Oggi è venuta a trovarci qui in struttura al Dog Village Michelle, la nostra volontaria preferita che si occupa sempre dei trovatelli, dei nostri amici animali più sfortunati. Oggi Michelle è qui con Spanky, questo cagnolone bellissimo. È sfortunato all'inizio, ma fortunato di aver trovato Michelle che l'ha salvato dalla strada. Oggi lei ci racconterà questa storia. Buongiorno, oggi vi parlo appunto di Spanky, che è un cane che ho trovato in mezzo alle campagne, vittima di un crudele abbandono, e l'ho trovato sanguinante perché aveva una grossa ferita proprio qua sopra l'occhio. E dalle foto che adesso passeranno vedrete proprio com'era Spanky prima di adesso, come è stato trovato, la ferita che aveva in testa, che adesso per fortuna grazie alle cure amorevoli di Michelle si è rimarginata. Sì, come dicevo, Spanky aveva un taglio, penso fatto da un'arma da taglio, perché era proprio un taglio proprio con una sagoma strana, proprio come una coltellata col sangue. Poi aveva tutto sotto l'occhio, una lacerazione dovuta alle infezioni, perché l'hanno buttato in mezzo alle campagne, dove comunque non mangiava, morto di fame, abbandonato a se stesso, era pieno di pulci, quindi non mi sono potuto portare dalla sua parte. L'ho salvato, lo sto curando in terapia, si sta prendendo alla grande, infatti la cicatrice si è rimarginata. È un cane buonissimo, cammina al guinzaglio benissimo, in casa è molto silenzioso, va d'accordo con le femmine, è proprio un peluche. Quindi Spanky cerca una famiglia. Quindi ragazzi, cerchiamo di trovare una famiglia a questo cucciolone. Per tutti i contatti possono rivolgersi a te dove? Sul profilo mio Facebook, dove mi occupo di adozione di animali in generale, dove cerco le famiglie. Il tuo profilo Facebook come si chiama? Il mio profilo si chiama Michelle Randaggio. Ok, quindi per qualsiasi informazione come potete visitare il suo profilo Facebook Michelle Randaggio, lì troverete tutti i contatti, insomma, che riguardano Spanky, ma che riguardano anche altri cani, perché Michelle, come abbiamo detto tante volte, si occupa di accudire tutti i cani randaggi che trova, e purtroppo ne trova tanti, quindi cerchiamo di trovare una famiglia a questo piccoletto. Molto spesso recupero cuccioli appena nati nella spazzatura, meglio al latte, cerco le famiglie, infatti... Però per fortuna, insomma, tutti questi ritrovamenti che tu fai poi vanno a buon fine, perché riesci... La gente mi ammira, mi segue, molta gente ha capito che i cani non si comprano, quindi adottano.
molta gente. I canili sono pieni, cerchiamo la gente deve sterilizzare le proprie cani, e lo dico sempre, lo ripeto sempre, ci sono tanti cani che soffrono, che aspettano una mamma, sia tra le strade siciliane, perché la Sicilia è piena di randagismo, sì, e anche i canili sono pieni di anime che cercano famiglie. Ragazzi, attiviamoci per far adottare questo cucciolone. Ciao a tutti, siamo Fabio e Monica, siamo venuti qua al Dog Village per adottare un cagnolino, faremo felici i nostri figli. L'unico appello che mi sento di dire è innanzitutto di venire qui e vedere veramente tutti i cani che sono disponibili. Il mio appello è: non comprate un cane, adottatelo. Partiamo con questo. Questo è l'incontro che c'è stato tra Giorgia, la cagnolina, e la signora Mimma. Buongiorno, signora. Buongiorno. Mimma. Com'è stato l'incontro con Giorgia? Il primo incontro è stato bellissimo. Come adesso, abbiamo visto dal video. Sì, adesso è più bello perché me lo porto a casa. Finalmente. Dopo quanto tempo? Da un mese. Da un mese, quindi ha aspettato un bel po'. Aspettato. Questo è il suo primo cane o già ha avuto altri? Altri cani, un cane che avevo comprato alla Baccarella questo maggio. Però adesso è abbastanza, non c'è più però. Quindi ha deciso poi di venire qui in canile. Sì, prendere un altro per farmi compagnia. Ed è stato amore a prima vista da parte di tutte e due. Di tutte e due. Bene, bene. Ciao amici, finisce qui questa puntata di Qua la Zampa. Io vi aspetto ogni mercoledì alle 14 su Telegela 647 con tante novità sui nostri amici animali. Mi raccomando, visitate la pagina Facebook del Dog Village per tutte le curiosità e le new entry. Io vi aspetto la prossima settimana. Ciao, un abbraccio. Grande, grande, grande. Amore, papà, ma che roba, eh?